Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è arrivato il mio primo ordine da Temu. Non è una sponsorizzazione, l'ho pagato io. Ho preso giusto due stupidaggini, neanche, perché alla fine è un ordine pagato 50 euro con due giochi per auri, però sono giochi di legno, ne ho visti tanti belli. Spero che valgano il prezzo, perché magari tante volte si vedono questi giochi di legno ma comunque costano circa il doppio. Invece ho preso due set e vediamo un po', apriamoli insieme. Tra l'altro Auri sta giocando con questo gioco, che è un lavandino. Fai vedere come si apre. C'ha la batteria all'interno e esce l'acqua. No, non si beve, è sporca però. Quello serve per lavare i piatti. Allora, ho parlato di questo kit su Instagram. Sono praticamente dei kit che vengono venduti in abbonamento ogni 3 mesi. Ci arrivano e ci sono dei giochi studiati appositamente per la fascia di età in cui si trovano i nostri bimbi. Sono giochi di apprendimento, studiati per sviluppare la motricità fine, l'indipendenza, l'apprendimento, tante cose. Comunque, se mai vi lascio il link del sito Love Every, il mio inglese, Love Every, diciamo. Potete decidere voi se stopparlo l'abbonamento o continuarlo. Ma torniamo a noi, apriamo il pacco di Temu e vediamo insieme che cosa abbiamo preso e com'è la roba, vero? Allora, non ho preso solo cose per Auri, ho preso una cosa che mi serviva. In realtà pagata circa 3 euro questa, la cosa più economica, ed è questo bastone per pulire sotto il divano, perché ho il divano molto basso. Ha anche il panno di ricambio, sì, pagato mi sembra 3 euro. Penso che il bastone sia anche allungabile e sicuramente farà il suo lavoro, nel senso che vado sotto al divano e lo pulisco. Raramente lo sposto il divano, quindi non oso immaginare cosa ci sia sotto. Evito di farvelo vedere perché potrei sembrare una gran sezzona, o magari lo sono. Sezzona, qua si dice sezzona. Auri, non si beve quell'acqua sporca. Apriamo insieme questo regalo? No? Vabbè, lo apro da sola allora. Il primo set che ho pagato circa 20 euro è questo set, ed è un set di tazzine, vassoio e teiera, perché noi ce l'avevamo, ma ce l'avevano regalato al compleanno di Auri, ma i cani l'hanno fatto fuori. Partiamo dal vassoio, molto carino. Ha anche le manichette laterali per prenderlo, e all'interno abbiamo, diciamo, il sottoteiera e i due sottotazzina. Cerco di comporlo ora tutto insieme. Poi abbiamo la teiera, è piccola ma è super super carina, e dovrebbe avere anche il suo coperchio. Abbiamo le due tazzine, molto piccole rispetto al set che avevamo prima, devo dire, e mettiamo qui la teiera. Poi abbiamo la lattiera, credo, non lo so, il tappino per la teiera, i cucchiaini molto carini,
abbiamo anche questa infusione del tè che mettiamo qui. Ok, e vorrei che manca qualcosa. E Auri, fai bordello? Mi vedete un po' scura. E poi abbiamo anche dei dolcetti, dei biscottini. Ora facciamo vedere. Facciamo vedere questo set? Mettilo qua, facciamolo vedere tutto così composto, quanto è carino. Eccolo! È molto molto carino. Niente, Auri non gli frega. Non gli frega. Non le frega. Aurora non si beve. Carino, ci sono questi cucchiaini, questi biscottini, il limone, no, è veramente ben fatto, tutto abbastanza in miniatura, però molto carino, molto molto molto. 20 euro, boh, magari si trova anche a di meno, perché vedo che ci sono anche comunque delle offerte. Passiamo al secondo acquisto, che è l'acquisto più costoso, perché questa valigetta, che già la valigetta è fatta super bene, l'ho pagata 30 euro ed è un beauty. E all'interno di questo beauty troviamo tantissime cose, precisamente sono 15, dovrebbero essere 15 oggetti. E troviamo lo specchio, che ha anche la pellicola. Mamma! Lo specchietto. Vieni con mamma a vedere, no? Vieni qua. Quindi c'è lo specchietto. Poi c'è la piastra. La piastra per i capelli in legno con le molle, quindi praticamente si può anche simulare il piastraggio, super carino. C'è il rasoio, il rasoio dovrebbe essere il rasoio per i peli o per i capelli di papà. Il profumo, Aurora mo mi arrabbio, il profumo che si preme anche, quindi ottimo, cioè sembra tutto molto ben fatto. Poi abbiamo il phon, si premono i pulsanti, vero? Vieni qua, vieni, fai vedere come ci giochiamo con questi, dai. Non gli interessa. Lo smaltino, tutto super confezionato, consumo di plastica a 1000. Lo smaltino che si apre anche per mettere lo smalto sulle unghie. Poi. Auri, la mamma quello mo te lo butta via. Via, basta. Qui invece abbiamo il set trucco, forse la matita, il pettine, le forbicine e il rossetto, super carino, con il tappo anche. E invece ultimo, la palette trucco. E no, vabbè, questo è meraviglioso, il volevo togliere il fard, la cipria o il fard con il piumino e lo specchietto,
no, vabbè, cioè devo dire che è fatto super bene. Poi c'è all'interno questo, ma non so cosa serve. Mi stai facendo arrabbiare, però c'è questo elastico. Ora metto tutto a posto. Sì, non è stato un ordine molto economico, però devo dire che magari anche per fare due bei regali di Natale, 50 euro, questi due set non sono tanto. Poi ripeto, ci sono delle offerte, magari si trova anche a meno. Però devo dire, Auri, vieni a vedere. Ma hai visto che cosa è arrivato? Il profumo. Tieni. E il phon per asciugare i capelli? Asciughi i capelli a mamma? Asciuga i capelli a mamma e pettinami anche, dai. Bravissima. E poi, senti, ma il rossetto, lo smalto, le unghie lo vogliamo mettere, il rossetto? Il rossetto me lo vuoi mettere? Me lo metti tu? Me lo metti? Grazie. E poi... ah, ecco, sono arrivate le forbici per tagliare i capelli ad Aurora. Vieni. Zac! Tagliati! Non è vero. E qui? Guarda che c'è lo specchietto. Questo così, guarda. Lo vuoi? Vai. A me me lo vuoi mettere? Grazie. Ma c'hai tutte le mani bagnate. E lo smalto? Me lo metti alle mani? No, alle dita, scusa, alle unghie si mette lo smalto rosa. Brava, uno, due. Che bello. E questo serve per tagliare i capelli a papà. E la piastra? Me la passi? Per allisciare i capelli? No. Mettiamo tutto a posto, eh? Quando ci vuoi giocare, poi me lo dici e ci giochiamo insieme. Auri! Lei continua a bere dal gioco. Va bene. Super positivo questo primo ordine, ripeto. Ho voluto prendere dei giochi per lei perché ci tenevo a provare questi giochi in legno e non prendere magari accessori, organizer, anche se prima o poi proverò anche quelli. Hanno nel carrello tipo 500 euro di roba, di tutto, quindi sì, farò sicuramente un altro ordine, ma tanto alla fine vado sempre a prendere cose per Auri, quindi... però devo dire, mi sembrano ottimi questi giocattoli, poi ripeto, non sono super economici, però magari da un'altra parte un set del genere si paga 60 euro, il doppio invece di quello che ho pagato io, quindi... ci sono cose economiche e non economiche, però quelle non economiche, secondo me, qualità, prezzo, ottima. Se riesco vi metto il link di queste due cose che io ho preso. E niente, fatemi sapere nei commenti voi come vi siete trovati, se già avete utilizzato l'app, non l'avete utilizzata, ripeto che non è una ADV, li ho pagati io questi prodotti. La tazzina di legno sotto l'acqua, no magari... No, Auri, quello non va bene. La teiera nuova sotto l'acqua. Giustamente. Vabbè, noi andiamo a cena. Amore, questo si rovina sotto all'acqua. Perché è di legno, non è di plastica. Buona serata. Ciao.